Il titolo di questo incontro è Ho fame, sono povero, il racket dell'elemosina. Come anticipava Massimo Ferro, stamattina parliamo di qualcosa che appartiene alla nostra quotidianità e anche un po' al paesaggio cittadino al quale siamo abituati, qualcosa alla quale normalmente reagiamo con una certa apatia, con un doppio atteggiamento, o fermarci e quindi fermarci a dare una monetina, quello che insomma riusciamo a dare, oppure reagiamo con fastidio e passiamo avanti. E già nel titolo possiamo trovare qualcosa che ci pone un dubbio, cioè si parla di racket delle elemosine, quindi quello che andiamo a fare è andare oltre questa apatia, ci muoveremo su un crinale abbastanza scivoloso, spesso presidio anche di una certa discussione politica, e vediamo che in realtà già all'interno della discussione giudiziaria possiamo trovare, per esempio mi vengono in mente alcune relazioni della Direzione Nazionale Antimafia in cui si parla proprio dello sfruttamento di soggetti da parte di alcune organizzazioni criminali legate specifiche ad alcune nazionalità, sfruttamento che ha a che fare sia con fenomeni come la prostituzione e il caporalato, ma anche con lo sfruttamento dell'accattonaggio. Ne parlo con Antonio San Germano, che è procuratore per i minorenni a Firenze, già sostituto a Milano, che si è occupato proprio di un caso di questo tipo. Per cui partirei sostanzialmente da un caso specifico per poi allargare al macrotema di cui si parla appunto nel titolo. In che modo è partita l'indagine milanese che appunto ha portato a scoprire un racket dietro l'elemosina di alcuni soggetti nella città di Milano e a quali conclusioni siete arrivati in quel caso lì? Buongiorno a tutti. Allora, l'indagine è partita dalla denuncia di un soggetto rumeno, di una persona rumena che si è presentata alla polizia locale, alla polizia municipale di Milano, e ha fatto una denuncia, ovviamente in esito a un percorso informativo confidenziale che si struttura sulla si era strutturato nel, sulla strada, diciamo, conoscendo le persone della polizia locale. Questo signore ha raccontato, ha riferito un'odissea che è partita dalla Romania per arrivare ai Crocicchi di Milano e che si è sostanzialmente realizzata, consumata nell'assoggettamento a una violenza persistente e continuativa in uno stato di soggezione che di fatto lo aveva deprivato dei connotati essenziali dell'umanità. Questo giovane uomo viene portato in Italia e viene condotto in una cascina diroccata dove si trova in mezzo a decine di derelitti come lui, in mano a un'organizzazione che lo depriva dei documenti, lo porta, dopo averlo istruito, ad un crocicchio, ad un semaforo e lo istruisce su come accattonare, su come chiedere l'elemosina. Tutto quello che guadagnava lui e gli altri sottoposti, come venivano chiamati nel gergo criminale dell'associazione, doveva essere consegnato ai loro aguzzini. L'associazione, perché di questo si è trattato, quindi viene disvelata nelle sue dinamiche operative attraverso una investigazione che si alimenta delle dichiarazioni della persona offesa, che viene in qualche modo captata e ricondotta a una fiducia nella legalità attraverso la strutturazione di un rapporto personale di fiducia umana con un pubblico ufficiale. Poi si vale degli OCP, ovvero delle attività di osservazione, videoripresa insidiosa, delle attività di accattonaggio ai semafori e poi quello strumento indispensabile, insuperabile, la cui riduzione, il cui ridimensionamento comporterebbe di fatto la nullificazione della potenzialità repressiva di accertamento dei reati dello Stato, che sono le intercettazioni telefoniche. Il complesso di questo apparato investigativo ha portato all'emersione di un fenomeno massiccio nella civilissima Milano che, diciamo così, ha cambiato i connotati percettivi dell'accattonaggio. Non più appunto il fastidio esistenziale
che nella distorta percezione di chi passa per la strada può provocare chi mendica, ma il disvelamento di un'attività criminosa che obbliga questi soggetti a mendicare. Se noi trasfondiamo, diciamo così, trasportiamo questa immagine ad altre realtà, penso a Roma, dove anche a livello estetico non bisogna essere dei grandi investigatori, passando per le vie di Roma notiamo che i cosiddetti accattoni sono vestiti quasi tutti uguali, cappottone, sottonudi, tutti sporchi, e quindi c'è una uniformità di indirizzo, diciamo così, c'è un dress code, una divisa della miseria, della povertà e del dolore che viene fatta indossare, e quindi è evidente che cambia la percezione, perché queste persone, da mistificatori nella migliore delle ipotesi o diseredati petulanti, si trasformano in vittime di un'attività criminosa molto importante che si sostanzia nella realizzazione di fattispecie di reato estremamente gravi, dall'associazione per delinquere alla riduzione in schiavitù, il cui nome, lo dico ai ragazzi, il cui nome evoca una nozione ottocentesca in cui l'uomo viene reificato, ridotto a res, ridotto a cosa, entificato, svuotato della sua intrinseca umanità e utilizzato solo per far soldi, e viene visto come vittima, e questo dovrebbe mutare lo sguardo del passante che siamo noi, le cosiddette persone normali che, oscillando tra il fastidio e la repulsa, potrebbero fermarsi dopo aver sospeso e superato il meccanismo istintuale del tutto umano, soprattutto perché ripetuto, e magari a fronte della ricorrenza di determinate condotte segnalarlo al presidio di polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, affinché si aprano gli occhi e si veda se dietro quel derelitto non c'è soltanto una situazione personale, ma c'è un'associazione criminale. Che tipo di ruolo avevano i minori o hanno i minori all'interno di questo orizzonte che ci stai descrivendo? I minori, allora, innanzitutto lo dico pensando soprattutto ai ragazzi presenti, l'Europa non è soltanto quantitative easing, spread e rapporto deficit-PIL, rigorismo e difficoltà della Grecia. L'Europa è anche culla di civiltà e ha elaborato e cristallizzato nel 2001 e poi nel 2012 la nozione di vulnerabilità, che è uno degli arresti, uno dei momenti più pregnanti del diritto, perché enuclea una nozione che io trovo bellissima, che non è vaga ma elastica, che è un concetto diverso, in cui inglobare tutte le persone ai margini, sofferenti, che per ragioni esistenziali, guerre, carestie, fame, ignoranza, difficoltà socio-economiche, si trovano in una situazione di forte esposizione e strumentalizzabilità da parte dei terzi. Il minore è la persona vulnerabile per eccellenza, è, la preda prediletta, passatemi l'allitterazione, di chiunque tenti di lucrare sul giovane corpo del minore, sulla sua anima non strutturata, inesperta, l'utile, il vantaggio. E quindi lo troviamo sia strumentalizzato nell'ambito delle attività di accattonaggio, integrando da parte di chi se ne avvale una specifica fattispecie di reato che è l'articolo 600-octies, ma più in generale lo troviamo in tutti i reati che comportano la reificazione dell'essere umano, la riduzione del corpo di una persona e della sua anima a cosa? Lo troviamo nella prostituzione minorile, lo troviamo nella tratta, lo troviamo nella riduzione in schiavitù, lo troviamo in tutti i reati sessuali e nella peggiore forma di reificazione, che è la pedopornografia informatica, che ha alla base naturalmente alla realizzazione di una violenza sessuale. Quindi il minore, soggetto vulnerabile per eccellenza, è oggi l'immagine tragica di un mondo che ha perso la sua coscienza etica e che fa prevalere la mercificazione del corpo e dell'anima su ogni prospettiva morale. Da questo punto di vista devo dire che la procura minorile, che mi onoro di dirigere da un paio di anni,
è una sorta di avamposto sul dolore, è quasi una prospettiva che, esfiltrando il magistrato dal circuito autoreferenziale mediatico-giudiziario e da quel tanto di narcisismo è innegabile che alberga nell'animo umano, dal meccanismo delle investigazioni, della realizzazione anche di un successo investigativo che significa poi accertamento della verità, ti proietta in un contatto più vivido e più doloroso appunto con la sofferenza umana e con il più esposto degli esseri umani, che è il bambino. Hai parlato di mercificazione del corpo, mi viene in mente che all'interno dell'indagine che hai condotto c'era anche l'utilizzo di disabili, quindi la vulnerabilità della vulnerabilità e l'uso del corpo disabile appunto per far soldi. Se stiamo parlando di qualcosa come la carità, l'economia della carità, che è in un certo senso avamposto di umanità, qui vediamo completamente la disumanizzazione dello strumento. Perfetto, esattamente così. Sì, c'era una ragazza disabile che veniva utilizzata, sorvegliata, presidiata da una guardia, tra virgolette, da un padrone, così veniva definito, e portata nella metropolitana, fatta mendicare. Noi l'abbiamo videoripresa investigativamente. Sono scene di orrore perché l'abuso della malattia, della disabilità, è una forma di strumentalizzazione cruenta dell'essere umano, perché la persona disabile si vergogna ed è debole e fragile, però la pietà viene stimolata attraverso appunto questo atroce meccanismo. Ma diciamo che la disabilità è una delle forme di realizzazione della vulnerabilità, forse la manifestazione più vivida, più dolorosa, ma queste forme, queste ipotesi di reato che stanno divampando e occupando le nostre realtà sociali hanno tutte al loro centro l'abuso del debole, l'abuso della debolezza, anche la violenza di genere nei confronti delle donne che hanno e vivono una situazione di sofferenza endofamiliare è una forma di reificazione. Anche la strumentalizzazione di un ruolo di supremazia socio-economica all'interno della famiglia è una forma di strumentalizzazione, di possesso violento dell'essere umano. Quindi sono tutti epifenomeni di una medesima matrice culturale antropologica. La violenza del denaro, del potere o della forza che prevale, diciamo, sull'essenza della persona. Da questo punto di vista la procura minorile ti pone in una prospettiva privilegiata, perché noi vediamo tutto il problema dei minori stranieri non accompagnati, per esempio, che serve molto a farsi un'idea reale di che cosa significhi immigrazione. Bisognerebbe riflettere sull'utilizzo delle parole e utilizzarle responsabilmente, specialmente da chi ha ruoli di responsabilità. Può darsi anche che nelle maglie della legge Zampa si inseriscono episodi di abuso, per esempio, di questa accoglienza che viene riservata al minore, ma la stragrande maggioranza dei minori che arrivano in questo paese sono persone che fuggono dalla guerra e dal dolore. Una civiltà strutturata che crede nei suoi valori ha il dovere di accogliere il bambino solo. Senza questo, senza questo presidio di umanità, la civiltà perde se stessa e si va verso una deriva pericolosissima. Quindi, man primum vivere. Ecco, questo principio cristiano, costituzionale, dovrebbe permeare qualsiasi azione. Quindi, dicevo, una prospettiva privilegiata sul tema dei minori stranieri non accompagnati, una prospettiva privilegiata su tutto il tema della sofferenza e del disagio minorile. La vulnerabilità, per esempio, è un elemento che troviamo diffusissimo in tema di bullismo. Ci sono i ragazzi. Che cos'è il bullismo? È una forma di prevaricazione violenta, strutturata, organizzata, con cui si isola, si schernisce, si deride, si depriva della propria dignità un ragazzo in nome il più delle volte della sua fragilità, vulnerabilità, del suo orientamento sessuale, a volte del suo orientamento religioso, della sua stessa estetica comportamentale o di vestiario, che deriva da componenti variabili anche sociali ed economiche.
Questo attacco alla debolezza è una caratteristica della modernità che deve essere respinta con gli strumenti del diritto penale, ma soprattutto con gli strumenti della maieutica, di una formazione etica, non nel senso di stato etico, ma di compartecipazione e di spiegazione del dolore e della sofferenza che per primo il magistrato deve incaricarsi di svolgere. Stai dicendo quindi che c'è una differenza tra lo stato di bisogno e la vulnerabilità? Sì, c'è una differenza. Allora, le tre fattispecie che inglobano e consentono di affrontare il tema dell'accattonaggio visto dalla parte di chi strumentalizza il mendicante sono la riduzione in schiavitù, la tratta e l'accattonaggio di minori. Queste due fattispecie, in particolare la riduzione in schiavitù e la tratta, hanno a loro quale elemento strutturale della fattispecie, elemento costitutivo della fattispecie, l'approfittamento della condizione di vulnerabilità. In particolare la riduzione in schiavitù, al di là della reificazione obiettiva dell'essere umano, diciamo così, l'esercizio dei diritti di omologhi corrispondenti a quelli di proprietà, nella sua manifestazione, diciamo così, non attenuata, ma meno parallela, meno omogenea, meno identificata con il diritto reale, si sostanzia e si realizza nell'assoggettamento continuativo di un essere umano a uno stato di soggezione. È una compressione pregnante della libertà di autodeterminazione dell'essere umano, che proietta quella persona al compimento di attività varie, quale la prostituzione, l'accattonaggio o altre attività illecite, tra virgolette, compressione che si realizza attraverso violenza, minaccia, inganno, dazione di denaro a chi ha un diritto, diciamo, su quella persona, un diritto genitoriale, o approfittamento dello stato di vulnerabilità. Ecco, la fattispecie penale della riduzione in schiavitù e della tratta, che è un trasferimento coatto di una persona in difficoltà tra più stati in funzione dello sfruttamento di quella stessa persona, ipostatizza, vi dimostra come il legislatore abbia saputo cogliere un concetto, l'ontologia, diciamo così, della debolezza, cioè la vulnerabilità è la nuova architrave filosofica su cui possiamo costruire la figura della vittima, della persona offesa. Lo stato di bisogno, che invece viene utilizzato nell'intermediazione illecita nel mercato del lavoro, ovvero il cosiddetto caporalato, fattispecie riformulata da ultimo nel 2016, è una nozione più stringente, più restrittiva, che evoca da una parte l'usura, dall'altra la rescissione per lesione del contratto, concetto civilistico, con cui il legislatore ha voluto in qualche modo restringere l'area del penalmente rilevante, ritenendo vaga la nozione di vulnerabilità per il mercato del lavoro. Io mi sono occupato del problema del caporalato in Chianti e qui c'è, che mi ha fatto questa graditissima sorpresa, il poliziotto che ha collaborato con me, abbiamo collaborato insieme, diciamo così, ognuno nel suo ruolo, nella realizzazione di questa importante indagine, dico importante soprattutto dal punto di vista culturale, perché voi immaginate cosa significa scoprire che nella culla della civiltà rinascimentale e nel cuore della Toscana, il Chianti Shire, c'era un nugolo, un gran numero di lavoratori che venivano sfruttati e, tra virgolette, schiavizzati, in condizioni assolutamente disumane e portati al lavoro per 4 euro l'ora, va bene, con camion messi a disposizione dal datore di lavoro e poi messi a lavorare nei campi in condizioni assolutamente indegne della civiltà. Noi abbiamo fatto questa investigazione che ha disvelato questa incredibile realtà e gli imputati, cosa di cui mi faccio, non dico vanto, ma soddisfazione morale, non tanto professionale, hanno confessato. Persino l'associazione per delinquere. Il processo ha applicato anche la legge sulla responsabilità penale delle imprese, abbiamo tolto, tra virgolette, le imprese proprietarie affidate a un amministratore giudiziario da noi nominato dal Tribunale su nostra richiesta. È stata un'operazione che, al di là della realizzazione investigativa, la liberazione di questi nuovi schiavi, ha consentito di focalizzare una realtà drammatica. Nella fattispecie si trattava di immigrati, di cittadini extracomunitari con o senza permesso di soggiorno, intermediati da un importante caporale che forniva loro la casa dove vivere, che lucrava una provvigione sulla miseria che gli stessi
che gli stessi avevano come retribuzione, li portavano sui campi per la raccolta dell'uva e altre mansioni accessorie, con camion messi a disposizione appunto dall'azienda e addirittura con la benzina che l'azienda loro forniva, e poi appunto sfruttati. Addirittura uno ebbe un incidente gravissimo al volto e fu abbandonato come un cane in un ospedale, neanche i cani si trattano così, io amo molto gli animali, e lasciato lì, e questi se ne sono andati per paura di una compromissione successiva. Questa emersione, questo segmento di dolore che noi abbiamo cristallizzato attraverso le investigazioni, ancora una volta fa emergere il concetto di vulnerabilità. Questa pericolosa distonia che si è creata tra vulnerabilità nelle fattispecie tratta, riduzione, schiavitù, 600-octies e 603 bis, intermediazione illecita, che invece enuclea il più stringente criterio dello stato di bisogno, andrebbe coraggiosamente superata da un legislatore moderno, progressista, non nell'accezione politico-culturale, ma di chi ama il progresso, che fotografa la vulnerabilità come architrave, come prospettiva con cui focalizzare, incapsulare, analizzare il ruolo della persona offesa. Stiamo parlando di vulnerabili che sono vittime di queste forme di sfruttamento e riduzione in schiavitù, a partire dall'accattonaggio fino appunto alla prostituzione, anche per estinguere un debito. E qui torniamo al, diciamo, al titolo di questo festival, cioè questi debiti da estinguere fanno parte della geografia dei debiti che esiste anche in Italia. Perfetto. Sì, in effetti diciamo la forza di questo evento culturale è proprio, sta filosoficamente nella capacità di evocare la nozione di debito non come onere contrattuale, ma come dimensione esistenziale. Il debitore non è soltanto colui che ha contratto un'obbligazione, è anche colui che si è trovato costretto a contrarre un'obbligazione e adesso deve estinguere un debito, un peso economico e morale che in realtà non ha voluto. Se vogliamo, cristallizzare questa immagine, dobbiamo riferirci mentalmente alla più cruenta, alla meno considerata delle forme di prostituzione che ci sono oggi in Italia, che è la prostituzione nigeriana. Dicevo prima dell'autoreferenzialità che attraversa trasversalmente tutte le categorie di cui mi sento abbastanza nemico, perché l'autoreferenzialità crea una restrizione intellettuale, specialmente il giudice dovrebbe sempre aprirsi alla comprensione dell'altro, questo dovrebbe essere il giudice, senza abdicare all'essenza della propria funzione. Però aprire vuol dire comprendere, gettare lo sguardo sull'altro vuol dire accettare. No, è innegabile che la prostituzione nigeriana, diciamo, non abbia una risposta complessivamente adeguata all'entità del fenomeno. Chi di noi non ha visto sulle strade delle città queste ragazzine buttate lì a prostituirsi? Io mi sono occupato tantissimo di prostituzione nigeriana. La prostituzione nigeriana parte appunto dalla Nigeria, dove queste giovani donne decidono di lasciare il paese, il più delle volte con la speranza di fare lavori umili o comunque di venire in Italia a fare la parrucchiera, a fare altre cose. Vengono vendute ad un'organizzazione, portate in Italia attraverso vari passaggi, Dakar, Parigi, affidate a una maman che a sua volta potrebbe essere un ex prostituta, parola orrenda peraltro, con un ricatto che si materializza nei confronti dei parenti che rimangono in Nigeria. Vengono sottoposte al rito voodoo, una forma di animismo a cui loro però credono, un rito molto cruento anche nelle coordinate realizzative, con un approccio molto fisico. Questo crea un assoggettamento psicologico e da quel momento si cristallizza un debito che varia nella sua entità, può andare dai 40.000 ai 70.000 euro in avanti, a seconda dell'età della ragazza e della sua gradevolezza estetica. Mettiamola giù nella maniera più elegante e sfumata possibile. Però i criteri sono questi, beceri e violenti. E più è giovane la ragazza, più aumenta il debito, più la ragazza è carina, più aumenta il debito.
queste ragazze vengono messe sulla strada, il più delle volte picchiate e segnate con segni tribali. Sono tra le ultime persone dedite costrette alla prostituzione che accettano il rapporto senza filtro, senza profilassi, diciamo così, e quindi ovviamente molto spesso si ammalano e possono fare ammalare, e sono le moderne schiave. Le moderne schiave. La schiavitù non è un concetto tramontato, questa è la reificazione dell'essere umano. Grazie agli strumenti che la legislazione ci consente, tra cui gli strumenti umanitari del permesso che premia le persone, che consente di dare il permesso di soggiorno alle persone che sono assoggettate a questo tipo di compressione pregnante della propria libertà, stanno iniziando da anni oramai le collaborazioni di queste ragazze, anche grazie all'impegno della Chiesa Cattolica, di alcuni preti particolarmente presenti su questa dimensione, e anche all'impegno naturalmente delle forze dell'ordine e della magistratura, e l'universo che si disvela è ancora una volta quello che puntualmente dicevi te, cioè un universo di vulnerabilità, di disperazione in cui campeggia questo debito che le ragazze debbono estinguere praticando, chiedendo prezzi che vanno intorno ai 30 euro per le prestazioni sessuali, e quindi ovviamente sono debiti lunghissimi, con fughe repentine e vengono riprese, picchiate, perché non hanno i documenti, e ricondotte il più delle volte alla prostituzione sulla strada. La domanda che mi sorge spontanea ora è: si riesce mai ad estinguere questo debito? C'è qualcuno che arriva alla fine e si libera? Direi, nella mia esperienza giudiziaria, no, è rarissimo. Capita che alcune ragazze incontrino delle persone nella loro attività di cui ora si innamorano, è una parola grossa, con cui instaurano rapporti di confidenza che li aiutano, entrano poi a volte in contatto con delle organizzazioni umanitarie, e quando la giustizia interviene collaborano, e siamo noi a fornirgli gli strumenti della liberazione. Ecco, il diritto penale, lo dico ancora una volta rivolgendomi in via prioritaria ai ragazzi, a tutti voi, non è repressione, come dire, non è intervento di ortopedia autoritaria. Il diritto penale è presidio di dignità e di libertà. Il magistrato non deve essere, specialmente il pubblico ministero, inteso come una sorta di sgherro che interviene con una sorta di violenza di Stato autorizzata a reprimere. Il magistrato deve accertare un fatto applicandovi la sanzione che l'ordinamento prevede, ma l'accertamento è innanzitutto atto di focalizzazione e di interiorizzazione. Il magistrato degno di questo nome è un magistrato che apre la coscienza all'altro, senza relativizzare naturalmente, ma con la capacità di comprendere. Quindi il diritto di penale è presidio di civiltà, e questo apre un tema che potrebbe essere oggetto di un futuro confronto sui delitti culturalmente orientati e, diciamo, l'evoluzione sociale che ci pone di fronte a nuove emergenze, a nuove realtà che sono alimento e ricchezza e opportunità, ma anche criticità da affrontare con gli strumenti del raziocinio. Mi viene in mente, abbiamo parlato sia di mendicanti che di prostitute, l'utilizzo del corpo che si fa proprio come strumento per ricevere denaro, un uso diverso del corpo nel caso del mendicante, come dire, un'occupazione dello spazio di una parte delle nostre città, nel caso della prostituta lo stesso, ma genera, come dire, anche delle reazioni differenti in noi utenti che vediamo, no, queste nuove figure all'interno delle nostre città. Che differenza c'è tra i due utilizzi del corpo e le reazioni che abbiamo noi cittadini? Allora, innanzitutto c'è un'omogeneità di fondo che appunto a me piace molto, se è capito, penso, questo concetto di vulnerabilità, perché è un concetto giuridico-filosofico che ci avvicina alla fragilità. Io non amo la parola debolezza. Molto spesso quando vado nelle scuole e parlo di violenze sessuali, di violenze di genere, dico sempre che a un maschio
che picchia, preferisco un maschio che sa, un uomo che sa piangere, perché la gelosia, che è una delle cause degli inneschi, dello stalking, del maltrattamento, della violenza sessuale, degli ustionamenti, delle lesioni gravi, degli omicidi, è un sentimento umano che può essere umanizzato comprendendolo e anche manifestandolo con umiltà. A un uomo che picchia, a un maschio che picchia, è preferibile un uomo che sa piangere e anche soffrire liberandosi del proprio dolore. Detto questo, la omogeneità è la vulnerabilità, con uno sguardo differente ma che ha qualcosa in comune. L'accattone, il mendicante, tra l'altro c'è una percezione distorta sulla mendicità, perché siamo portati, qualcuno è portato a credere che sia un riflesso culturale, per esempio dei Rom. Non è assolutamente vero, la mendicità è minoritaria persino nell'ambito Rom e oggi, ripeto, è la proiezione di condotte criminali obbliganti e cogenti verso quella persona, stimola il più delle volte un fastidio istintuale e anche l'atto di dare i soldi per liberarsi la coscienza o naturalmente anche come atto di liberalità umanamente orientata, spero che il più delle volte sia questo. Comunque il mendicante, il cosiddetto accattone, titolo di un film meraviglioso di Pierpaolo Pasolini, interpretato da Citti, da Franco Citti, bellissimo, è, diciamo così, il derelitto mistificatore che simula la malattia o che è lì a far finta di essere povero e poi invece magari ha la televisione a maxi schermo a casa, o diciamo il derelitto mistificatore oppure il petulante diseredato. Lo sguardo che riguarda invece la donna, la ragazza, la persona obbligata, diciamo così, costretta, indotta a prostituirsi, è o lo sguardo dell'uomo, quindi che passa, può essere uno sguardo anche concupiscente, o lo sguardo di fastidio in ordine alla lesione estetica, quasi un arredo sbagliato in un bel salotto che crea il disdoro, che crea l'armonia estetica di un quartiere. Io vengo da una realtà, c'è qua la dottoressa Legnaioli, che è una mia collega con cui abbiamo lavorato molto bene a Prato insieme, estremamente complessa qual è Prato, un melting pot molto importante, dove la presenza dei cittadini cinesi è molto significativa. Uno dei fenomeni che attraversa la città è la prostituzione cinese, ovvero di cittadini, di cittadine cinesi. Una forma di un'attività che ha creato molto scontento nella popolazione, perché queste signore sono molto presenti sulle strade della città e notoriamente creano dei fastidi. Però noi abbiamo fatto delle indagini su questo, tra l'altro investigazioni molto complicate, perché siamo di fronte a forme di autogestione in cui è difficile trovare la responsabilità, lo abbiamo fatto per la verità, ma in casi residuali, dello sfruttatore e dell'istigatore. Il fastidio è appunto un fastidio estetico, all'ordine, anche fondato per certi aspetti, certamente non fa piacere scendere di casa e trovarsi la fila delle signore lì sotto, però le realtà che noi poi abbiamo focalizzato attraverso le investigazioni sono realtà devastanti, cioè persone che vengono da una miseria assoluta, dalle remote campagne della Cina. Basti pensare, è un argomento sgradevole, però è interessante metodologicamente per comprendere che tipo di realtà, che praticano prezzi che vanno dai 10 euro e quindi sono persone che praticamente si prostituiscono per mangiare un panino, perché 10 euro oggi neanche la pizza ti mangi sostanzialmente, ed è un fenomeno che ha creato un malumore diffuso ma che non viene affrontato, forse anche perché non sussistono strumenti moderni adeguati al di là del diritto penale, che non viene focalizzato nella sua realtà, che ancora una volta è quella della miseria, è quella della fame, è quella della solitudine, dello sradicamento socioculturale, non parlano neanche l'italiano molto spesso, giusto le parole necessarie, è quella della vulnerabilità. Siamo
Forse riuscendo a tracciare un filo proprio intorno alla mercificazione del corpo stesso, quindi siamo partiti dalla minore, dal disabile, dal mendicante, la prostituta addirittura a 10 euro. A questo punto coinvolgerei la parte sinistra della nostra aula, parlando proprio di come invece ci sia anche una mercificazione del corpo del minore attraverso il web. Quindi forme di pedopornografia o addirittura proprio di scambio di video che volontariamente i ragazzi condividono e che poi diventano forme di ricatto per loro stessi. Che tipo di orizzonte abbiamo su questo fronte? Un orizzonte negativo e devastante, perché da un certo punto di vista, non vorrei apparire retorico, però diciamo che Auschwitz non è mai finita in questo nostro universo, perché io mi sono occupato di pedopornografia, di pedofilia e pedopornografia tanti anni a Milano. Noi abbiamo sequestrato per esempio gli snuff movie, che sono video in cui i bambini vengono violentati e talvolta anche uccisi, e c'è un mercato nel deep web che riguarda questo tipo di materiale. La pedopornografia è il reato che ne presuppone un altro, la realizzazione della violenza sessuale nei confronti di un bambino, di un minore. Uno dei primi processi che fece a Milano riguardò, con la legge che ci consentiva l'utilizzo dell'agente infiltrato, che è tornato un po', diciamo, di moda in questi giorni per quanto riguarda la corruzione, in Thailandia, dove un signore italiano si recava periodicamente vi rimaneva per 6 mesi per intrattenere rapporti con bambine. Io ricordo ancora che questo signore, la sentenza è passata in giudicato, è andata in Cassazione, è stata confermata di condanna ovviamente. Io ricordo ancora questa straziante immagine della bambina che, mentre veniva violentata da questo criminale, leggeva un libro di favole. Questa immagine, per le persone religiose, diciamo un pochino, è l'immagine di Cristo in croce, cioè è l'ipostasi del dolore. E la pedopornografia, dicevo, è la forma più cruenta che esista di reificazione dell'essere umano, che alla base ha una parafilia, una pulsione patologica, anomala, che crea mercato. Faccio un inciso, se mi consentite, anche intraneo alla mia storia giudiziaria. Il bambino, la bambina è bambina, anche quando ha i connotati estrinseci della sessualità. Quindi la persona, virgolette, normale, tolte le virgolette, non guarda i bambini. È inutile dire che ha 17 anni e sembra che ce ne abbia 25. Ha 17 anni. È bambina anche se ne ha 20, peraltro. Comunque, cominciamo a strutturare un confine etico invalicabile. Il corpo del bambino è sacro. Questa è la peggiore forma di reificazione che esista. Una delle manifestazioni di un abuso della sessualità, in tutt'altra forma naturalmente, meno violenta e che non ha un mercato, è quella che dicevi te e che riguarda un pochino, diciamo così, l'utilizzo di video intimi in ambito scolastico, che di solito si trasmettono tra fidanzatini, amici, da ragazza a ragazzo, e che il ragazzo poi utilizza per condizionare la ragazza alla trasmissione di video sempre più pregnanti, ovvero li divulga via WhatsApp, discreditando e distruggendo l'immagine di questa persona. Questo è un fenomeno abbastanza frequente, toglierei l'abbastanza e direi frequente, che si realizza con varie forme giuridiche, appunto la diffusione di materiale pedopornografico, perché una minore, naturalmente, sto parlando di minori, la realizzazione del delitto di diffamazione, lo stalking e via dicendo. Ma vedete, usciamo dall'autoreferenzialità. Il diritto penale è cristallizzazione in una regola di massime di esperienza e di massime morali, etiche. Questo è il diritto penale e ha anche una funzione promozionale. Alla base di tutto questo che cosa c'è? Una distorta percezione, introiezione della sessualità e dei sentimenti. La sessualità come gioco, la sessualità come mercificazione,
la sessualità come strumento di potere, di dominio sull'altro, rectius sull'altra, perché io di femmine che fanno, di donne, ragazzine che fanno questa cosa non ne ho mai incontrato, ho sempre incontrato i maschietti che lo fanno. È lì che bisogna incidere, aiutando un processo di costruzione, di lenta costruzione, tanto per citare Vano Fossati, dell'amore, cioè dei sentimenti. Può sembrare retorico, quasi una visione paternalistica, in realtà non è così. Andare nelle scuole a spiegare che innanzitutto si commette un reato e che la strumentalizzazione dell'altro è violazione del neminem ledere, che è, tra virgolette, omicidio morale, è distruzione, reificazione dell'altro, serve a strutturare le coscienze. I casi che stanno divampando di bullismo anche nei confronti dei professori, di cui mi sono personalmente occupato fin di recente in Toscana, nella civilissima Toscana, sono un altro epifenomeno, un'altra declinazione, un'altra manifestazione di una distorta introiezione dei doveri civici, dell'appartenenza alla comunità, del rapporto con la scuola. Tutto questo è l'indice di un degrado che dobbiamo correggere non con la violenza e le brutali semplificazioni, ma con un pensiero profondo e non veloce che ci consenta di elaborare delle strategie reali e umane. Ci restano pochi minuti da quello che ho visto. Vogliamo spiegare proprio in che modo cambia l'approccio del magistrato nella gestione di cose che riguardano i minori? Ci sono appunto i ragazzi in sala, ma è diciamo, il tuo ruolo attuale. E da quello che racconti e che ci hai spiegato, è un po' a metà tra l'educatore e il magistrato. Ci spieghi un po'. Allora, io ho fatto per tanti anni il pubblico ministero, sostituto procuratore, anzi sono un pubblico ministero a vita, lo dico ai giudici con grande umiltà. A me piace molto il lavoro del pubblico ministero. Poi invecchiando, diciamo così, si diventa più buoni, cattivo insomma è stato, però umanizzare la funzione anche nell'estetica dei comportamenti, nella deontologia che ho sempre avuto, naturalmente è molto importante. Io tengo molto a che il magistrato non venga percepito come colui che esercita un potere ma una funzione che è nell'interesse del cittadino. Può sembrare retorico, ma nelle piccole cose fai stato, quando tu ti mostri disponibile verso l'altro. Detto questo, cambia tutto, perché cambia la prospettiva. Io credo molto allo sguardo. Lo sguardo è tutto per me, perché è la manifestazione di una capacità di interiorizzare l'altro, è la prospettiva. È la coscienza, lo sguardo con cui guardi il mendicante, lo sguardo che deve essere uno sguardo di pietà se non di altra natura, con cui guardi la persona sulla strada, lo sguardo nei confronti del bambino. Il bambino muta lo sguardo. Nel minorile si utilizza molto l'interrogatorio, l'esame. L'esame dibattimentale, l'esame in udienza preliminare, l'interrogatorio nella fase delle indagini preliminari, e vi sono tutta una serie di strumenti deflattivi, brutta parola, di definizione anticipata del procedimento, quale il proscioglimento per la irrilevanza del fatto, la messa alla prova, il perdono giudiziale, che consentono di esfiltrare il minore imputato di un reato dal procedimento penale, diciamo attraverso forme alternative a quelle normali, ordinarie, del rito ordinario. Questo sistema sostanzialmente funziona. Cambia il rapporto con gli avvocati, che per le persone strutturate deontologicamente avvezze è sempre un rapporto di grande correttezza, ma naturalmente anche di antagonismo, diventa tout court un rapporto di fervida collaborazione, salvo diciamo qualche deprecabile eccezione. Ma questo è molto importante e soprattutto ha l'impatto con la sofferenza giovanile, che è la sofferenza per eccellenza. Perché? Perché il giovane non ha sedimentato, il ragazzo non ha strutturato gli strumenti per compensare quella sofferenza, per razionalizzarla. Quindi è come, scusatemi l'espressione, un bimbo in mezzo al mare. Sapete quelle immagini strazianti? Io vorrei qualche volta che qualcuno si trovasse in mezzo al mare in Balia delle Onde per capire che cosa significa. Ecco, quel bambino è nel mare della sofferenza. Il magistrato quindi deve interporsi, rapportarsi anzi a quel ragazzo, a quel minore, attraverso due strumenti. Il primo è la focalizzazione della responsabilità, la rinascita, la resipiscenza,
La vita parte da un atto di responsabilità, parola che va unita a qualsiasi prerogativa. Integrazione, trattino responsabilità, diritto, trattino dovere. Non esiste libertà senza responsabilità, ovviamente. Quindi focalizzazione della responsabilità se il fatto è stato commesso, naturalmente. La seconda è rinascita, resipiscenza, strutturare un percorso, programmare, progettare, la parola giusta, un percorso di reinserimento in cui si cimenta la rete psicosocioassistenziale. Dicevo prima al collega consigliere Massimo Ferro che nella procura ordinaria noi vediamo lo Stato, tra virgolette, uso una metafora, gerarchico, la polizia, i carabinieri, un po' lo Stato dall'alto, no? E la repressione penale, rectius, accertamento di responsabilità. Nel minorile vediamo lo Stato dal basso, la rete degli assistenti sociali, le strutture di base che si fanno carico del disagio, perché nel minorile c'è tutta la materia civilistica, 330, le pratiche di responsabilità, di limitazione della responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 333 e seguenti del Codice Civile, che appunto focalizzano le difficoltà endofamiliari, e quindi la rete sociale che avvolge, diciamo così, il minore e lo aiuta. Non è un'intrusione violenta nella libertà della famiglia, come talora viene intesa dai genitori. È un modo di orientare, monitorare, strutturare la responsabilità genitoriale facendosi carico di quel ragazzo e aiutandolo. Non è un campo di concentramento di rieducazione. I valori costituzionali debbono permeare qualsiasi attività giurisdizionale del magistrato. La Costituzione repubblicana, lo dico di nuovo pensando ai ragazzi, è un perimetro valoriale, non solo di regole ma di principi personalistici e di profonda umanità, di cui il principale è il neminem ledere. Il minorile, il mondo minorile, l'universo minorile, anche con le sue cristallizzazioni autoreferenziali e le sue sovrastrutture culturali che talvolta obiettivamente pesano e hanno bisogno di alimentarsi anche di approcci non troppo intranei a quel mondo, è una prospettiva che aiuta il magistrato a crescere, a umanizzarsi, a interarsi con l'altrui sofferenza, non più attraverso il filtro esclusivo del diritto penale che è obbligante, ma attraverso una relazione in cui alla fine il ragazzo si arricchisce dell'incontro con il magistrato, ma vi assicuro, il magistrato si arricchisce tantissimo dell'incontro con il ragazzo. Un'ultima cosa che ti chiedo, forse vorrebbero chiederti tutti dopo tutto quello che ci hai raccontato. Hai parlato di responsabilità, quindi per ricollegarci al titolo di questo incontro, come faremo ora, dopo quello che ci hai raccontato, essere delle persone caritatevoli, quindi responsabili? Io mi immagino questi ragazzi che escono da qui, sotto i portici di Bologna, il primo mendicante che vedono, dicono: ah, c'è il racket dietro, sicuro, non ti do la monetina. In che modo dobbiamo comportarci? Ma io non lo so, la monetina si può anche non dare. È molto facile dare la monetina, oramai 10 centesimi qualche volta quando cadono neanche si raccolgono, perché è più faticoso raccoglierli che averli. A me interessa lo sguardo, che poi si deve tradurre di fronte a elementi pregnanti in condotte concludenti, dirlo ai genitori, fare la denuncia. Noi non dobbiamo cadere nella retorica del buonismo, io non sto predicando, una brutta parola, sostenendo un approccio buonista. Io dico che nella vita bisogna essere rigorosi. La parola rigore, c'era ieri questo sacerdote di cui siamo stati ospiti a cena, che in maniera metaforica, divertente, autoironica e un po' gigionesca, tutto sommato parlava del rigore. Cioè lui diceva: io al povero, al diseredato, devo insegnare per prima cosa delle regole. Ecco, rigore è una bella parola. Io ho tre figli, se mio figlio fa qualcosa di scorretto, insomma, cerco di focalizzare la sua responsabilità e di indirizzarlo a non farlo più, cercando di capirne le ragioni. Cambiare lo sguardo significa non vedere più in quella persona soltanto un fastidio, ma far emergere anche a livello istintivo, istintuale, un briciolo di domanda su chi è quella persona e perché si trova lì.
D'altra parte, scusate, quando noi vediamo un ragazzino di 14-15 anni che mendica, ma una bella domandina ce la dobbiamo fare, è una tragedia, ce ne sono sempre di meno, sono più gli adulti oramai, quindi il diritto penale serve, come vedete. Però quella domanda è luce di coscienza. Concludo dicendo questo, la vulnerabilità è uno specchio, che è un concetto religioso, quello dello specchio, che echeggia molto anche per esempio nella religione buddista. È uno specchio in cui noi vediamo due immagini riflesse, l'immagine della persona vulnerabile e la nostra immagine. E la nostra immagine può essere quella di una persona che va di fretta, non voglio dire cinica, che non ha tempo, o anche una persona che per un attimo posa uno sguardo umano, non ho detto caritatevole, siamo già oltre, umano sulla persona, che quello sguardo poi possa tradursi in una denuncia, possa tradursi in una segnalazione, è un passo ulteriore che rende l'uomo cittadino. Essere cittadini, poi alla fine che cosa significa? Condividere valori e responsabilità. Allora, chiudo citando un'intervista che ho citato già ieri nell'intervista collettiva ai relatori del Festival, che conferma quello che dici tu, e le parole arrivano dal Santo Padre, che in un'intervista a Scarf de Tennis, che è questa rivista milanese di strada, quando gli veniva chiesto, quindi è giusto fare l'elemosina, lui diceva sì, diamo la monetina, però fermiamoci, non diamola in maniera distratta, fermiamoci, cioè, guardiamo negli occhi, tocchiamo le mani. Quindi bellissimo, è quello che ci hai appena detto tu, e ti ringrazio perché ci hai portato nel mondo del diritto penale, che chiaramente da quello che ci hai raccontato non è solo repressione, ma è veramente un avamposto di tutela di valori e di umanità. Quindi grazie Antonio. Grazie.